Pagnotta, le novità di quest'anno, cominciamo subito da qui perché sono tante. Io comincerei dai concerti gratuiti, perché quando conferenza stampa finale annunciamo i 300, 350, 400.000 presenze, venderemo i 50 e 60.000 biglietti, ma i rimanenti sono per il clima, l'atmosfera che danno i concerti gratuiti, i due palchi da Piazza 4 Novembre a Giardini Carducci. Quest'anno, per una serie di circostanze, devo dire che un programma così non c'era mai stato, perché vedere il ritorno di un artista come Re Gelato, Fred Wesley, che per anni è stata la colonna portante di James Brown, la novità ve l'annuncio subito, infatti farà uno showcase che apre al main stage il 10 sera, Sammy Miller e Congregation, oggi è un gruppo che sta tirando la grande nell'area di New York, sono tutti giovani e molto simpatici e molto bravi. Alan Harris, oggi è diventato uno dei più importanti, lo vedi dai premi che prendi, e una volta veniva in Europa solo a Perugia e adesso gira l'Europa, gira il mondo, perché è diventato un cantante sempre importante, e quindi possiamo dire che è stata una scoperta di Umbra Jazz. C'è il ritorno di Pedrito Martinez. Beh, io parlando di questi concerti gratuiti penso che un festival normale già li farebbe con quello che noi facciamo ai festival gratuiti. Il problema è sempre il budget, quindi la città si dovrebbe svegliare, perché questi sacrifici chissà fino a quando li potremo fare, perché il denaro pubblico è sempre meno, il ministero ci ha aumentato. Era ora il contributo, ma non basta. Vedo che a un certo punto noi ce l'abbiamo aumentato, ma vengono elargiti per un'altra musica, forse perché noi facciamo la musica dei neri, allora ce ne danno meno. Permettetemi la battuta. Però ecco, poi vorrei parlare di quelli che scrivono mica qui, mica là. Io nemmeno li ascolto, perché i festival più importanti da anni propongono delle contaminazioni. Mi ricordo nel 1987 che un noto giornalista scrisse male di Sting con Gil Evans, quindi figuriamoci se mi preoccupo di queste stupidaggini. C'è da dire che un festival di 10 giorni che offre musica a tutte le ore, certe contaminazioni si possono fare e non siamo stati i primi, quindi le battute su mica eccetera eccetera lasciano il tempo che trovano. Il festival, ho parlato dei concerti gratuiti, ci troviamo qui alla Sala Poriani, qui a fianco nel 1959 gli Amici della Musica presentarono il Modern Jazz Quartet e poi lo ripresentò Umbria Jazz. Qui in questa sala abbiamo presentato Pat Metheny, Charlie Hayden, Brad Mehldau. Quindi torniamo a collaborare con la Galleria Nazionale dell'Umbria, e questo è un piacere, ma non solo, con il Conservatorio Morlacchi, con l'Università e la Facoltà di Agraria, perché due concerti importanti di Fresu a San Pietro. Queste sono tutte operazioni che al Ministero se ne devono accorgere, perché questo è veramente un festival culturale, è uno sforzo che fa l'Umbria. Ringrazio la Regione, ringrazio anche il Comune, ma se facesse uno sforzo in più, perché vorrei ricordare che quando c'era la Fondazione Umbria 2019, giusto? E a degli incontri partecipò Umbria Jazz, quindi Umbria Jazz faceva parte di Umbria Jazz, è arrivato quel milione per la cultura e Umbria Jazz non vede un euro. Non è polemica, è un dato di fatto. Per il resto il main stage presenta per esempio delle novità,
le novità come Kamasi Washington, che oggi è uno dei più gettonati. Oddio, stanno esagerando gli americani, perché sono dei paragoni con John Coltrane, ma gli americani lo sappiamo che sull'esagerazione sono bravissimi. C'è un altro artista importante che era uno che è cresciuto con Snarky Puppy, parlo di Corey Henry, che si esibirà prima di una serata funk. Questo è importante perché è un altro emergente. C'è l'incontro strano fra il quartetto di Branco Marsalis con Kurt Elling. C'è tanta roba. Gli italiani, ho citato Fresu, Bollani l'ultima sera con insieme al gruppo di Cicoria. Comunque ecco, è un festival veramente per tutti, ci divertiremo anche quest'anno. Però ecco, ripeto, io ringrazio di nuovo le istituzioni che portano avanti con sacrificio una manifestazione del genere, e sarà difficile portarla avanti con questa formula, perché bisogna sempre far tornare i conti, ma i conti con i concerti gratuiti difficilmente tornano. Quindi, però quest'anno pensiamo a questo e poi ci vediamo a Orvieto, anche lì ci saranno delle sorprese. Parlavo delle novità. Beh, oggi il fenomeno è il tredicenne Joey Alexander. Oggi è in tutti i festival Joey Alexander. C'è la novità dopo lo sbarco in Cina, c'è la novità per la prima volta un artista giovanissimo, 16 anni, come Abu, pianista cinese. In questa sala facciamo i concerti di mezzogiorno in collaborazione con la Tuk Music di Paolo Fresu. C'è tanta roba e siamo veramente soddisfatti. Magnotta, le clinics, che sono sempre un capitolo molto molto importante per Umbria Jazz. Siamo al 31esimo anno, la dice lunga. Una collaborazione così, il Berkeley ce l'ha solo a Perugia, quindi l'anno passato abbiamo festeggiato i 30 anni alla grande, manteniamo questo impegno anche grazie alla Fondazione Cassa Risparmio e al Comune di Perugia.